Salve a tutti e bentornati in Dark Souls 2. Come vedete siamo a Falò, poco dopo le tre sentinelle, e in questo episodio esploreremo fino al pinnacolo della peccatrice e la torre della campana della luna, che è una delle zone in tutto il gioco in cui avremo la maggior possibilità di morire, che oltre alla campana del sole molto più avanti. Perché? Perché verremo continuamente invasi, quindi questo ci causerà dei seri problemi perché sono... Io sono bravo nel PvE, come avevo già detto all'inizio, ma nel PvP sono un giocatore medio. Quindi se troviamo un giocatore molto bravo, è probabile, anche un giocatore medio, ci sta che io possa morire. Quindi questo sarà probabilmente un altro episodio in cui verrà aggiunta un'altra morte alla mia lista delle sconfitte personali. Loro invece non ci daranno assolutamente noia, perché sono stupidi e facili da battere. Qui dietro intanto prendiamo l'oggetto, fiamma della farfalla per 3, che non ci servirà molto. E qui, ecco qua, perfetto. Così prendiamo la grande anima di soldato ignoto, che ci potrà servire quando faremo un pochino di level up, perché comunque con una classe eclettica non offensiva ci servirà abbastanza i punti, ci serviranno molto i livelli, anzi. Questa è la porta più utile di tutto il gioco. Ovviamente stavo scherzando perché lì probabilmente è stata aggiunta quella porta lì solamente allo scopo di fare effetto ai giocatori. E qui come vedete siamo di nuovo nella torre in cui che avevamo passato poco fa. Aspettate, mi sono dimenticato lui. Sempre lì a nascondersi, maledetto. Però è solamente un'anima di soldato ignoto, quindi anche se si manca non c'è alcun problema. Adesso qui avremo la possibilità di trovare degli oggetti molto utili, tra cui lo scudo che utilizzerò durante questo let's play. Vediamo. Che incantesimi ci avevo equipaggiato? Me lo sono già dimenticato. Brama e guarigione, perfetto. Sono proprio quelli che ci servono. Perché ci potrebbe servire Brama contro di loro? Perché loro vengono attirati da Brama e quindi avremo un modo più facile, diciamo, per combatterli. Anche se loro, diciamo, possiamo... Questi qua possiamo cercare di ucciderli tutti subito, senza farci uccidere. Ah, ecco, perfetto. Così evitiamo problemi. Anche qui ce ne sono altri. Ah! Non tirare manate. Non è carino. E qui succede un altro. Perfetto. Adesso, qui sopra siamo veramente vicini al pinnacolo della peccatrice. E vi devo mostrare una o due cose. Adoppato? No. Erano le macchie di sangue. Qui possiamo alzare questo cancello, che viene mosso probabilmente da un marchingegno magico mistico incredibile, perché come vedete non è mosso da niente. Si retrae così nel niente, nel muro, il che è molto triste. E lì andremo nel pinnacolo della peccatrice. Adesso la raggiungerò e accenderò il falò, ma poi tornerò indietro. Perché quello che mi interessa, visto che il pinnacolo della peccatrice mi sembra un ottimo episodio, un ottimo terzo episodio per la Bastiglia, mentre la campana della luna è una zona molto complicata e lunga, probabilmente, preferisco fare il pinnacolo della peccatrice da sola. E quindi accenderemo il falò, così da avere, diciamo, un punto di partenza dal prossimo episodio, e poi torneremo indietro. E soprattutto vi voglio mostrare anche un'altra cosa, che è facile perdersi. Quello è il boss che andremo a combattere in questo episodio. E non ce ne sarà soltanto uno, ma ce ne saranno ben cinque. E che renderà le cose abbastanza complicate. Voi cosa state facendo? Come al solito impazziscono quando gli passi sotto i nemici o robe simili. Perfetto. Qui prendiamo l'oggetto e poi torniamo appunto indietro. Appunto, come vi dicevo, adesso andremo a raccogliere lo scudo che mi interessa molto, ovvero quello che ci permette di avere una buona difesa al magico, ma che ci permette anche di fare un parry agli incantesimi, che lo troveremo molto utile nei prossimi episodi. Te sei stato petrificato, complimenti. Qui sopra troveremo un quarto falò, un quinto falò, non lo so, che però non voglio raggiungere perché è protetto da loro e soprattutto c'è una statua di pietra davanti e quindi sarà totalmente inutile cercare di raggiungerlo perché appunto c'è una statua di pietra davanti, non possiamo passarci.
te non mi devi dare fastidio. E qui, ad esempio, non è ad esempio, questo è il punto in cui potremmo andare a prendere, da cui potremmo, diciamo, sorpassare le tre sentinelle per raggiungere subito il pinnacolo della peccatrice. Entrando in questa cella qui vi permette di salire e scendere tipo un ascensore, però io in questo caso farò questo. Ok. Farò ascetico, perfetto. Poi mi voglio curare un attimo perché è sempre pericoloso fare delle cadute in Dark Souls 2 perché ci sono i danni esagerati. Ok, ecco qua. E poi di qua. Perfetto. Qui appunto ci sarebbe stata una porta che si apriva con una... con una pietra e il chiavistello di Pharos. Che ci permetterebbe di prendere questa erba crepuscolare appassita, ma soprattutto superare appunto le tre sentinelle senza doverle battere. Adesso riutilizzerò una gemma vitale perché posso. Per nessun'altra ragione. In realtà, probabilmente adesso utilizzeremo un falò, un osso del ritorno, quindi sarà inutile cercare di preservarle. Ok, eccoci qua sopra. E oltre a zone in cui puoi accendere le torce, barili esplosivi, appunto qui troviamo un altro muro nascosto, un'altra porta nascosta. Vediamo appunto, parete illusoria più avanti, appunto. La quale porterà verso nulla se non un'altra parete nascosta. Perfetto. Qui, appunto, andiamo a prendere lo scudo che mi piace molto a me. Prendiamo anche l'artiglio fortificante, che è un anello che ci potrebbe tornare utile proprio perché riduce la degradazione dell'equipaggiamento, il che può ritornare utile con armi forza, che quindi sono abbastanza facili da rompersi, anche le armi destrezza. Ok, perfetto. Fiamme della farfalla, perché non ne abbiamo mai abbastanza. E qui si può appunto passare in questa zona molto sottile per aggiungere lo scudo che interessa a me. Come vedete, oltretutto siamo arrivati nella zona in cui eravamo passati nello scorso episodio, è appunto scudo dell'ala dorata. Adesso vi voglio mostrare una semplice cosa, ovvero il fatto che qui voi potete lasciar cadere, è arrivato in un punto molto inutile, però comunque carino che tu possa arrivare in una zona del genere. E molti si fanno dei problemi perché vedono questo saltino qua, questo diciamo gradino qua, e è possibile in realtà saltarlo. Adesso ci vorranno un attimo dei tentativi, però appunto si può saltare e tornare indietro senza dover utilizzare un osso del ritorno, ma in questo caso è più utile utilizzare un osso del ritorno. Perché sì. Adesso appunto siamo qua nel pinnacolo della peccatrice. Però non voglio combattere loro. Aspettate. Sì, c'è una pietra di Pharos. Perfetto. Quindi possiamo andare appunto nella stanza dei servitori. Così raggiungeremo il campanile della luna. Ed eccoci arrivati. E adesso è appunto il momento in cui dovrò concentrarmi in una maniera esagerata. Perché verremo continuamente invasi a ripetizione, quindi cercherò di evitare che il contatore delle morti non salga troppo in questo episodio. Oltretutto abbiamo appena trovato il randello grande, che è una delle armi più forti per una classe forza, perché io amo il suo moveset, cioè non è che abbia un moveset così tanto originale, però comunque scala molto bene e fa un sacco di danni se lo sapete utilizzare nella maniera giusta. Equipaggiamoci la spada lunga più 6, campana da sacerdote, perfetto. E attiviamo il chiavistello di Pharos. Ecco qua. Appunto, campanile della luna. Qui probabilmente nei prossimi 6 secondi verremo invasi. Perché è una zona sotto l'effetto del patto della campana della luna. E la quale appunto subisce molto, diciamo, è tutta incentrata sulle invasioni e il proteggere la campana della luna, e quindi verremo sicuramente invasi. Se non veniamo invasi, vuol dire che sono molto fortunato. Perché è fortuna in realtà non essere invasi in una zona del genere. Cioè, questo ovviamente può succedere, perché non è detto che ci sia gente 99 ore al giorno stare qua. Non è, ci sono 99 ore al giorno, non importa. Non c'è gente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 qui a nel campanile della luna invadere. Però ci passa, non è che ci passi proprio tanta gente
è una delle zone più, diciamo, soggette al PvP. E appunto, siamo appena stati invasi. Cerchiamo di non morire. Vediamo se lui saluta. Ok. Vediamo di non morire. Abbiamo tutte e due una spada lunga. E sei caduto, perfetto. Siamo stati invasi da un altro spirito. E adesso capite perché? Capite perché dicevo che è una zona in cui moriremo molto facilmente? Avevo finito la stamina. Siamo fottuti? Siamo fottuti. Ok. Dai, 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 dai. Oh, una vittoria. Adesso siamo contro Monster. Perfetto. Dai. C'ho il cuore che pompa a mille. Siamo fottuti. Ok, dai. Ho sbagliato, ho attaccato una volta di troppo. Ok, l'abbiamo preso un'altra volta, però c'è un sacco di vita. La nostra classe fa schifo per il PvP. Aia, ah, merda. Ai 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 ai. È un'altra morte. Però era ovvio, qua siamo in una situazione davvero problematica. Allora? Ah, eccoci qua. Purtroppo qui non è come in Dark Souls 1 che potevamo. In cui potevamo essere invasi soltanto se eravamo umani. Ma qui veniamo invasi anche se non lo siamo. Quindi preferisco essere umano tutto il tempo, anche se non cambierà molto. Adesso dobbiamo recuperare le nostre anime, non sarà un problema. Spero che non veniamo invasi subito. Per poi essere uccisi dalla prima persona che capita. Però questo episodio sarà così. Mi dispiace, però non ci posso fare niente. Dai, almeno un PvP l'abbiamo vinto per ora. Nella serie abbiamo fatto due PvP vinti. No, un PvP vinto su tre. Non va così male, su via. 8.900 anime. Non sono neanche tante, dai. Anche se le perdiamo non è questo granché. E va a cagare. Ma no, ma cosa fai? Basta. Oh. Utilizziamo una guarigione, visto che possiamo. Non me la tengo nell'inventario per bellezza. Te non mi devi dare fastidio. E qui sopra ci sono 500 nemici che sparano frecce come una mitragliatrice, quindi anche qui potremmo rischiare di morire. Perché ci sono mitragliatrici ovunque. Preferisco infatti stare in questi corridoietti un po' più stretti. Cosa stai facendo? Perché vai a quella velocità lì? Ok. Lanciano anche bombe, ovviamente. Aia. E come vedete non è che facciano pochi danni questi nani. Ecco qua. Perfetto. Moneta arrugginita. È uno degli oggetti più inutili, diciamo, però. Visto che ce le droppano, solitamente non mi droppa niente, quindi. Suoniamo subito la campana. Così casomai venissimo di nuovo invasi, eviteremo casini vari. Apriamo subito la chest. Così non cercherò di non combatterli tutti. Gemma vitale radiosa, perfetto. Adesso i gargoyle. Adesso, visto che ho la possibilità, vado subito dai gargoyle senza perdere tempo. E i gargoyle sono deboli all'attributo elettrico. Quindi mettiamoci subito la spada del cavaliere di Hade e entriamo. I gargoyle sono 5, quindi anche loro sono molto problematici da combattere, visto che non facciamo davvero pochi danni. Perché? Ah, non me li aggancia mai subito. Infatti me l'aspettavo. Ok. È una delle boss fight in cui ci si cura più spesso questa.
Vi consiglio come al solito di concentrarvi solamente su uno, in modo da far arrivare i successivi e non farne arrivare 4 contemporaneamente, perché in base alla vita che li togliamo che poi compariranno quelli successivi. Ok. Ok. Dai, non stiamo neanche andando troppo male. Perfetto. Non so cosa parlarvi nel frattempo. Sono dei boss che non hanno niente di extra rispetto come altri boss che abbiamo combattuto finora. Sono, diciamo, un boss abbastanza straightforward. Ai 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 ai. Ah, sono davvero fastidiosi loro. Se avessimo un arco sarebbe stato anche buono. Però, appunto, voglio evitare di sprecare frammenti di titanite e robe simili su archi che poi utilizzeremo 2 volte in totale. Conti loro preferisco utilizzare anche gemme vitali, proprio perché, appunto, dovremmo curarci tantissimo, dovremmo curarci davvero tanto contro di loro. Ok. Dai. Uff. Non stiamo andando affatto male. No. Dovrebbe essere comparso già il terzo. Il quinto, volevo dire. Utilizziamo un'altra gemma vitale visto che possiamo. Tanto alla fine potremo comprarcene quanto ne vogliamo, quindi è sbagliato pensare che sia uno spreco. Ok. Devo riuscire a ucciderlo. Perfetto. Ok. Dai, 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 dai. No. Oh. Mamma mia. Sta andando davvero molto bene. Non pensavo che fosse... che me la sarei cavata così bene contro un boss davvero molto complicato e con una classe così poco performante per ora. Oltretutto, se fossi stato intelligente avrei equipaggiato pure l'arma magica, visto che ce lo siamo comprato ormai. Però me ne sono dimenticato. Aia. No. Stai attento lì. Perfetto. Utilizziamo un'altra fiaschetta Essus perché possiamo. Ok. Loro, appunto, vi avevo già detto, però sono deboli all'elettro e per questo sto utilizzando quello. Quello è rischioso. Finora sono sempre riuscito a fermarlo. E là si vede il falò. Sarà il nostro spinta emotiva per raggiungerlo. Però dai, è andata molto bene in realtà. Adesso sto dicendo di aver già vinto perché ce n'è soltanto uno e uno non mi preoccupa per niente. Utilizzo pure fiaschette Estus a spreco perché posso. In questo caso posso. Perfetto. Ah, mi sento meglio adesso. Pensavo che sarei morto molto di più in questo episodio, perché appunto, come vi ho già detto, è una delle zone più difficili, proprio perché veniamo continuamente invasi e anche il boss è molto complicato se non lo sai prendere bene. E non l'abbiamo preso molto bene. In che senso? Anello rituale del sud. Questo potrebbe tornare utile perché aumenta l'armonizzazione di incantesimi extra, ovvero aumenta di 1 gli slot dell'inventario. No, non dell'inventario, di volontà. Quindi potremmo equipaggiarci l'incantesimo in più. Però in questo caso non ci potrebbe tornare molto utile, perché potremmo sì equipaggiarci arma magica, però è una cosa che preferisco tenermi per i boss e non per, diciamo, le zone precedenti ad essi. Adesso, non ho guardato. Sì, abbiamo un frammento grande di titanite, però niente di che. Di Emmy neanche nulla di buono, giusto? No, perfetto. Allora, adesso vado qua giù, così posso prendere la chiave. E come vedete è pieno di cani. Che la zona infatti può essere molto fastidiosa. Dobbiamo ucciderli tutti in fretta. Perfetto. Ok, lui sapevo che saremmo stati in base, ma perché lui è un NPC. Mi cura in più perché posso. Perfetto. Pugnalino! Ha una quantità di vita esagerata, quindi non è che gli sto facendo pochi danni in realtà. Ah. Danni da pugnalino con attacchi normali. Si può pure fare quelli, ovviamente. Perché non è un backstab?
Dai, fagli un backstab. Vabbè. Ormai. Ormai non abbiamo più problemi. Qui, appunto, prendiamo il falcione incantato, che non ci tornerà utile, però si può avere un'arma incantata sin da questo punto. E ovviamente la chiave della Bastiglia Perduta, che appunto ho voluto prendere prima della Peccatrice Perduta, perché mi permetterà di mostrarvi un modo per combattere la Peccatrice un po' meno conosciuto, perché solitamente tu raggiungi la Peccatrice e la combatti normalmente. Così potremmo, diciamo, rendere la sua boss fight un po' diversa. E appunto apriremo pure delle porte extra. Adesso andremo a Majula, visto che non ci abbiamo molto altro da fare per questo episodio qui. E appunto faremo un veloce level up, consumando anche l'anima. Ed eccoci qui. Appunto, mettiamoci un attimo a consumare le varie anime. Perfetto, 50.000 anime. Ok, abbiamo alzato di nuovo la vita e la stamina, perché ci possono tornare comunque molto utili. E ci rimarranno 18.000 anime, alle quali però dobbiamo pure aggiungere le anime che guadagneremo con l'anima dei gargoyle della campana. L'arma che puoi fare con l'anima dei gargoyle della campana è abbastanza inutile, cioè non è questo granché di arma ed è abbastanza basilare, non mi sembra il caso di utilizzarla. Abbiamo 6.800 anime, il che 7.800 anime, ho sbagliato, il che è molto buono. E oltre ad aver comprato nello scorso episodio la piatta di Pharos, quindi ci possiamo comprare qualcosa di extra, così potrà cominciare a venderci, ci regalerà appunto l'anello del serpente d'argento più uno. Adesso, il cappello da mercante non sarebbe molto male, perché aumenta la probabilità di trovare gli oggetti, però di aspetto davvero molto brutto, quindi mi compro un po' di life gem. Adesso non basta? Comprami un po' di più. Cosa sto mancando? Ecco, anello d'argento del serpente più uno. Questo investimento di fondi avrà ovviamente uno scopo, perché adesso possiamo raccogliere più anime da ogni nemico, e quindi questo ci porterà un buon vantaggio. Che cosa potrei... Sto pensando che l'elmo potrei mettermi nel frattempo, però non mi sembra sia il caso di mettermi un elmo finché non trovo quello definitivo. Mi sono dimenticato di mostrarvi appunto lo scudo. Sfrutto questa occasione alla fine dell'episodio proprio per mostrarvelo, che lo scudo ha la dorata, che oltre ad essere bellissimo d'aspetto, perché a me piace un sacco, appunto avrà una funzione di parata incantesimo, ovvero questa. Come vedete fa un effettino attorno a noi, che indica il fatto che questo scudo può rilanciare indietro gli incantesimi. Questi non faranno danno a colui che li casta, però comunque può tornarci molto utile. E in futuro, appena avremo il tizzone, utilizzeremo anche una pietra incantata, no? Non so se come si chiami, adesso non mi viene in mente, per rendere lo scudo incantato, così avremo una difesa al magico ancora più alta, e poi lo potenzieremo pure con delle titaniti scintillanti, casomai. Almeno avremo uno scudo davvero ottimo. Però per questo episodio è tutto. Anche se abbiamo subito una sconfitta, abbiamo comunque vinto un incontro di PvP, e appunto se avessi avuto un personaggio un po' più performante, ovviamente le cose sarebbero state un pochino diverse, perché la spada lunga non sono abituato a utilizzarla in PvP, preferisco utilizzarla in PvE. Durante il PvP tendo a utilizzare katane o armi pesanti, solitamente, quindi a spada lunga mi sono ritrovato in una situazione un pochino strana. Però spero di vedervi nel prossimo episodio. Ciao a tutti!